Buongiorno, sono Luca Gardoni, referente regionale della Commissione Sviluppo e Attività Sportive della Federazione Motociclistica Italiana. Siamo qui al crossodromo di Ciciano, di proprietà del Moto Club Scorpioni di Marsciano. Stiamo organizzando l'attività dei primi passi per quanto riguarda i bimbi indirizzata allo sport motoristico, in particolare quello del fuoristrada. Lo scopo della giornata Primi Passi è quello di dare ai bambini che partecipano a questo evento un'impronta ludico-formativa, fornendo informazioni sulle giornate di allenamento, le giornate in pista e le future giornate agonistiche, facendoli però divertire. Il compito degli istruttori, oltre a dare tutte le informazioni teoriche e pratiche relative a questo sport, è anche quello di dare un insegnamento a livello civico, istruendoli anche sul rispetto reciproco, rispettando il lavoro del motoclub, degli addetti ai lavori, ma anche rispettando le regole. Il tutto inizia con la vestizione, atto fondamentale che insegna ai bambini l'importanza delle protezioni. Buongiorno, Merli Giuliano, referente XAS per l'Umbra, coordinatore della giornata Primi Passi. Siamo già al primo step, i bambini molto entusiasti. Stiamo spiegando per la vestizione e tutta l'attrezzatura per affrontare la giornata in moto. Si continua poi con un giro in pista a piedi per prendere confidenza con l'abbigliamento ma anche con il terreno. Dopodiché i bambini vengono divisi in due gruppi, uno dei quali seguirà nozioni teoriche, mentre l'altro inizierà con la pratica. Il gruppo della teoria è seguito da Luca Gardoni, che insegna ai bambini quali sono le parti che compongono una moto e la loro funzione. Questo è il freno anteriore, giusto? Il freno posteriore è di qua, Mattia, quello che mi dicevi tu, cioè sul piedino destro. Questo è il freno anteriore. Nella parte pratica si insegna ad affrontare quella che è la pista nel senso stretto della parola, quindi salite, discese, curve, soffermandosi anche sull'uso dei comandi per far prendere piena padronanza del mezzo e far sì anche che i bambini acquisiscano la percezione spazio-temporale, ossia quanto tempo prima si deve iniziare a frenare per potersi fermare in un dato punto. Su questo aspetto gli istruttori lavorano moltissimo, marcando delle linee a terra e chiedendo ai bambini di fermarsi sulla linea, mantenere l'equilibrio e poi ripartire. Ciao a tutti, sono Andrea Benedetti, vengo da Terni, sono un componente della Commissione Sviluppo e Attività Sportiva della Federazione Motociclistica Italiana. Siamo qui oggi ospiti a Marsciano, ospiti del Moto Club Scorpioni, per sviluppare e far conoscere a nuovi ragazzini, diciamo dai 7 ai 9 anni, il mondo del motocross e del fuoristrada. Saremo qui impegnati tutta la mattina e il mio compito sarà quello di mettere a disposizione la mia esperienza e far sentire il più tranquillo possibile i bambini da qui alle 1 di oggi. Grazie a tutti. Altro punto importante è la partenza. Si insegna prima di tutto a capire quale sia il senso di marcia. Si continua con la giusta posizione da assumere in fase di partenza e poi le fasi preliminari della partenza stessa: preallineamento, la bandiera verde e i cartelli dei secondi. Un altro esercizio pratico è quello di insegnare ai bambini come rialzare la moto in caso di caduta, facendo poche mosse ma dirette a rialzare il mezzo limitando lo sforzo. Infine, in previsione di un futuro agonistico, si dà molta importanza anche alle bandiere per la sicurezza in pista. Che significa, ragazzi, la bandiera blu? Devi facilitare il sorpasso, non devi ostacolare il pilota che sopraggiunge. Siamo arrivati alla conclusione del primo evento organizzato dalla Commissione Sviluppo Attività Sportiva Federmoto in Umbria, denominata Primi Passi. Tutto si è svolto in accordo al programma stabilito. Un sentito ringraziamento al Moto Club Scorpioni che ci ha ospitato come primo evento e un sentito ringraziamento ai colleghi referenti regionali delle Marche, della Toscana e naturalmente ai miei colleghi dell'Umbria che sono partecipato sostanzialmente alla buona riuscita dell'evento.